Vuoi acquistare crediti? Vai su GoFIFACoins, usa il codice coupon malati15 per avere il 5% di sconto ed utilizza il link in descrizione per la consegna immediata. Ciao a tutti ragazzi, io sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Wijnaldum nella sua versione Hero, perché ha realizzato 4 gol nell'ultima giornata di campionato. Voglio partire subito con i pro, sono agilità, equilibrio e dribbling, ma ci sono anche altri pro, questi sono i primi 3 pro. E questi tre fanno parte del dribbling generale, che è 86 con 83 agilità, 81 equilibrio, 83 riflessi, 86 controllo palla e 88 di dribbling puro. Ragazzi, c'è un 86 di controllo palla che io ho inserito tra i contro perché davvero a volte sembrava un 70 il controllo palla. Voglio essere generoso perché se l'allungava troppo nel dribbling, ad esempio, anche se l'allungava nello stoppare quando correva, quindi un controllo palla a parer mio davvero pessimo. Invece ottimo sono equilibrio, agilità e dribbling. Infatti questo è un giocatore agilissimo secondo me. Un altro pro per questa carta è la velocità scatto. La velocità scatto in pratica è la velocità massima che un giocatore riesce a raggiungere. E Wijnaldum ha un 86 di velocità scatto. È un 79 di accelerazione. In pratica non parte molto bene, però poi raggiunge un'ottima velocità massima. Un altro pro ed ultimo pro per questa carta è la resistenza. È un giocatore che fa sempre avanti e indietro durante la partita, anche a fine partita. Resistenza che è 88 sulla carta. Ora però voglio passare ai contro. Primo contro che ho già detto è controllo palla. Altro contro, finalizzazione ragazzi, 83 sulla carta che in game sembra un 75-70, infatti nelle clip vedrete parecchi tiri sbagliati anche tu per tu col portiere ragazzi. In generale il suo tiro è 82 con 85 posizionamento e workrates alto medio, 83 finalizzazione, 84 potenza tiro, 75 long shot, 79 tiri al volo e 80 di rigori. Ero indeciso se mettere long shot o finalizzazione, ma ho optato per la finalizzazione perché comunque i long shot non sono perfettissimi, ma non sono nemmeno così brutti. Tiro al volo, ragazzi, 79 ci sta, e rigori di 80, mi ha segnato un rigore su 2. Altro contro per questa carta sono le 3 stelle skill che vanno abbinate al dribbling. Devo dire, con un 86 generale di dribbling e con un'agilità mostruosa e un equilibrio davvero ottimo, non puoi avere solo 3 stelle skill. Ha 2 stelle piede debole che non ho inserito tra i contro perché di sinistro, che è il suo piede non naturale, riesce a fare comunque passaggi e tiri decenti. Un altro contro, secondo me il contro più pesante per questa carta, è il ruolo. La sua versione base è un COC, ma la sua versione Hero è un esterno sinistro e devo dire è un ruolo che non gli si addice. Secondo me come centrocampista, come COC, sarebbe il massimo. Il suo colpo di testa è accettabile, 77 sulla carta con 73 elevazione e 84 precisione di testa. I suoi calci piazzati sono così e così, 72 sulla carta. Passaggi che sono anch'essi accettabili, 75 sulla carta con 78 visione, 66 cross, 81 passaggi corti, 67 passaggi lunghi e 78 di effetto. Io questa carta l'ho utilizzata in un 4-1-2-1-2 come esterno sinistro e come ATS in un 4-3-2-1. Devo dire, non c'è proprio un ruolo né da esterno né da TS che gli si addica. Dunque, siamo giunti alla conclusione di questa player review. Pro da una parte, contro dall'altra, il mio voto finale per questa carta è un 6, ma è un 6 proprio, ragazzi, rosicato, perché il ruolo di questa carta penalizza moltissimo il suo voto. Dunque, ragazzi, la player review termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione, commentate questo video se l'avete provato, se non l'avete provato. Dunque, ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!